Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Franco Ballerini. Era il 7 febbraio 2010, quando quella fatidica mattina in località Casalvento, durante il rally Ronde di Larciano, che Franco disputava come navigatore del pilota Alessandro Ciardi, all'uscita di una curva la sbandata. Le ferite da lui riportate furono fatali. Anche quest'anno, in tantissimi, più di sempre, a ricordarlo davanti alla sua tomba, al cimitero di Casalguidi, amici, sportivi, istituzioni, lo hanno ricordato prima di tutto come uomo. Sono rimasto abbastanza bene appena sono arrivato qui, perché ho visto tanta gente che forse non c'era mai stata neanche i primi anni. Quindi è un ricordo indelebile per tutti. Sai, Franco è sempre tutti i giorni nel nostro cuore, nella nostra testa. Io ho anche la fortuna di essere amico di famiglia, specialmente con la Sabrina, ci vediamo quasi tutti i giorni, usciamo insieme, e è normale parlare sempre di Franco. Credo che sia una normalità quotidiana. E ogni tanto, quando sono in casa della Sabrina, che è a casa di Franco, vedo i suoi cimeli della Parigi-Roubaix e tutto. Franco, a me mi manca sul lato di insegnamento caratteriale, l'amicizia che ci legava da tanti anni, manca quella cosa lì più che altro. E mi ha insegnato molto quando ho cominciato a fare il direttore sportivo, mi ha fatto crescere molto sull'ambito di fare il direttore, però anche sulla vita. Era un uomo veramente che ti indirizzava le cose giuste. Io, essendo un sanguigno, lui era un po' più molto tranquillo, e prima di rispondere male alle persone ci pensava 120 volte, forse poi dopo non rispondeva male. Invece io ero uno di quelli che partivo subito, e lui mi diceva che per fare questo lavoro bisognava stare tranquilli, riflettere, e aveva ragione, perché dopo negli anni mi sono accorto che l'impulsività che avevo era esagerata. E ha insegnato a tanti, ha insegnato a me, ma ha insegnato a tanti. Poi noi abbiamo fatto questa squadra, il team Ballerini, e io e Citracca, con Bardelli anche, Andrea, e niente, questa squadra è un orgoglio nostro, col permesso della Sabrina, perché senza il permesso della Sabrina la squadra non si sarebbe fatta, e ormai la portiamo avanti come un nostro orgoglio, perché il nome di Franco si ricorderà con questa squadra tutte le domeniche, tutti i sabati, quando correrà la squadra. Poi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo raggiunto anche dei buoni risultati con certi corridori, e è un orgoglio. Ora andiamo a correre in Belgio, e quando si va in Belgio con la categoria juniores, ora si fa la Kurnibus e Kurn, che viene fatta anche nei professionisti, e vedo una squadra di ballerini, e anche in Belgio gli occhi si diventano felici, perché il nome di Franco, specialmente in Belgio, è ancora nella mente dei tifosi. La mattina che poi è successo l'incidente, l'avevi sentito al telefono e ti aveva dato appuntamento, giusto? Era le 8:15, io andavo a fare un test con Visconti, e lui mi ha chiamato perché voleva il numero di Giuliano Baronti della Neri, perché gli aveva fatto una piccola sponsorizzazione per il rally, che Franco era un patito del rally, purtroppo era... ci voleva, a noi ciclisti ci vuole questa adrenalina. Io l'avevo sentita la mattina al telefono e lui mi ha detto: non vieni a vedermi. Ho detto: guarda, vado con Visconti a fare un test, dammi il numero di Giuliano Baronti, il cellulare, perché ho messo il logo nella macchina e glielo vorrei fare vedere. E io feci la battuta delle mie: ma dai, tanti soldi te la date, che te ne frega, così. E lui ha detto sempre il solito, poi si fece una risata e mi disse: vieni stasera a prendere un caffè che parliamo, perché si parlava di ciclismo, diciamo, perché si aspettava l'invito del Giro d'Italia. Fa: vieni qua, che lui sapeva un po' di notizie, come muoversi, e mi disse: si prende un caffè e ci vediamo stasera. A 8:45 mi chiamarono che era successo la tragedia. È
ero l'uomo di Alfredo Martini e conseguentemente molto vicino anche a Franco Ballerini. Come se lo ricordo? E come me lo ricordo? Una persona generosa e molto intelligente, proprio un'intelligenza fuori del normale. È una generosità unica, per lui o essere dal Presidente della Repubblica o in una scuola elementare di Bari, dove fra l'altro si recava spesso, era la medesima cosa. La sua intelligenza era data anche dal fatto che era sfruttata, fra virgolette, nel senso che frequentava Alfredo Martini, che non si è mai permesso di dargli un consiglio, Franco non si è mai permesso di dirgli niente, però settimanalmente nei loro incontri vengo a prendere il caffè, parlando riuscivano a comunicare le cose importanti e i risultati poi si vedevano, insomma, ecco. Innanzitutto Franco va ricordato come uomo, come persona, per tutto quello che ha fatto negli anni sia da atleta che poi da commissario tecnico, ma in modo particolare per quello che è stato il suo carattere, il suo modo di comportarsi, di approntarsi nei confronti delle persone, degli atleti e per tutti gli amici che lo hanno conosciuto. Io ho avuto il piacere e l'onore di averlo conosciuto fin da giovane, in quanto essendo a quei tempi componente della mitica formazione della Magniflex di Cantagrillo, e quindi sono stato uno di quelli dei fautori insieme a Biagini Dalmazio, alla famiglia Pugelli e altri che purtroppo sono venuti a mancare. E quindi noi, Franco, abbiamo tutto il ricordo e il piacere di ricordarlo sempre per tutto quello che ha fatto per noi. Franco Ballerini per me e per la mia famiglia, per dire, è sempre stato un ricordo di un grandissimo campione che lo ha dimostrato negli anni vincendo tantissime corse ma dando anche un esempio di vita a tutti. E niente, purtroppo anche la mattina mi ricordo ero in casa e sentire quella notizia subito in televisione fu una cosa, una batosta per tutta la famiglia, veramente, perché fu di una tristezza incredibile, perché uno non pensa mai che possa accadere certe cose, e sentire quelle notizie in televisione, purtroppo tragiche, fu una grande batosta. Lo ricordo sempre con tutti noi, perché vedo che tutti gli anni la gente partecipa numerosa, è segno che tante persone hanno nel cuore Franco per quello che ha fatto, per quello che sta facendo tuttora, perché poi in fondo mi sembra che stia lavorando ancora sul suo darsi da fare per quanto riguarda il ciclismo. Le società ancora lo rispettano, sicché vuol dire che ha lasciato un bellissimo ricordo. Hai scritto un libro su Franco che hai presentato anche in Parlamento. Questo lavoro che hai fatto, che cosa ti ha lasciato di lui? Allora, intanto è un lavoro che nasce dal fatto che io Franco personalmente non lo conoscevo, e a pochi giorni dalla sua morte, credo forse 20 giorni dopo, ho avuto così distinto di cercare Sabrina e proporle l'occasione di poter scrivere qualcosa che raccontasse non un Franco sportivo, perché già la sua storia questo aveva raccontato, ma il Franco uomo. E mi ha lasciato l'uomo che mi è stato raccontato dalle persone che hanno avuto modo di conoscerlo nella parte più privata, quello che c'era dietro alla preparazione di una gara, quello che c'era quando lui tornava a casa dopo una gara, oppure l'emozione del prima, i momenti, quelli della famiglia, quelli più privati, quelli dei ragazzi. E il titolo stesso racconta chi era Franco. È stato Matteo un giorno raccontandomi di lui a dirmi: il babbo era si gioca
giocava a calcio, era bravo a calcio, se andava a pescare mi diceva sono campione di pesca, qualunque cosa facessi con lui, lui era un campione, quindi il babbo era campione in tutto. E poi campione in tutto infatti è stato il titolo del libro. È un uomo straordinario e la cosa che più mi ha colpito è che tutti, veramente indistintamente tutti, quando mi hanno parlato di lui, mi hanno parlato di un uomo gentile, sempre molto disponibile, e quando tornava in paese era semplicemente Franco.